Bentornati qua con il nostro Verdon Sport su FC24 con la carriera allenatore. Allora, stavo guardando un po' la rosa e ci mancherebbe intanto un portiere perché Martin è infortunato, di conseguenza con chi gioco la partita? Questo è un po' un problema. Un CDC, per il resto direi che ci manca magari un difensore centrale, che sia anche magari un pochino prestante, no? E però quanti soldi abbiamo? Che forse 3 milioni. Con 3 milioni purtroppo non è che si possa fare proprio chissà cosa, e è un po' complesso. È leggermente un po' complesso, onestamente, questa faccenda. Cerchiamo dei giocatori svincolati perché i soldi sono quello che sono, di conseguenza. Allora, portiere, vediamo cosa c'è in cantina. Oddio, c'è questo Adrian che non sembra malaccio. Oppure Alsheb, no? Anang non è male. Anang non è male. Barden. Benitez. Questo, seppur abbia un piazzamento molto basso. Questo mi sprona a non prenderlo. Cabezzudo, bellissimo, bellissimo Cabezzudo. Mi piace, mi piace, mi piace. E Riccardo D'Angelo, il buon Riccardino D'Angelo. Chissà, però non è che ci sia tutto questo splendore. C'è questo Cristo Dolu, però non lo so. Aitor Castillo, sembra essere promettente questo qui. Sembra. Maximilian Brown? Il tedesco che incanta. Pierre Bolchini, che vabbè, è pericoloso. Il suo cognome è molto pericoloso, ragazzi. Onestamente, molto pericoloso. Per il resto, mamma mia. Thomas Ahumada. Ma alla fine di tutto, quello che onestamente mi ispira di più è questo tedesco. Che mi sembra intrigante, mi sembra assolutamente intrigante. Difensore centrale. No. Difensore centrale. Vediamo un po' cosa c'è qui in questa cosa qui. C'è questo Balkovec che non potrebbe essere neanche malvagio, però non è un po' in là con l'età. C'è questo Bertrand che sembra essere interessante. Sembra. Tanto lo seguiamo, non si sa mai. Poi abbiamo questo Castro. Chavez, Gianfranco Chavez. Un po' esotico, onestamente. C'è questo Diav. Ecco, questo potrebbe essere. Questo è forte, oh. Questo è forte, è vero. Ma questo è forte, è vero. Jurien Gary, molto veloce. Quindi, chissà. Chissà, potrebbe essere un profilo intrigante. Potrebbe. Questo Hartridge. E questo Hartridge non sembra malaccio, però non so, non mi dà quella sensazione di wow. Nosa, Iobosa e come cavolo si chiama questo però? Cioè, con tutto il bene, ma come diavolo ti chiami? Jellavic. Jellavic. Porta Jella? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? E per il resto qua mi sa che c'è ben poco. Frutta e verdura? Frutta e verdura, mi sa di sì. Non è che ci sia tutto sto granché, onestamente. C'è questo olandese però, che non sembra malvagio. Questo uruguagio, che ha la faccia da criminale. Però sembra intrigante. E questo qui. Atemona, anche se ha poca resistenza. Quella poca resistenza mi fa un po' desistere. Questo Nacho Albornoz. Prospetto di crescita. Giuseppe Abate. Vabbè. Quindi qua abbiamo visto. CDC. CDC, chi c'è? Di CDC intrigante. Che può fare al caso nostro. Questo Arthur. Oppure c'è
Chi c'è? Ma non è che pure qua siamo un po' rivedibili. Endong, Endong. Questo qui, Facundo Quignon, però è lentissimo. Vabbè che il CDC non deve essere velocissimo per forza, però se lo è, se è un po' veloce, ancora meglio. Non, sicuramente è una cosa che non è che va a peggiorare la situazione, anzi, va solamente a migliorarla. Perù non la squine. Joseph mi piace. Anche la faccia da bravo ragazzo apparente. Quindi. Oh, questo è forte, è vero. Questo Marcus se la spinge. E purtroppo ci tocca andare svincolati in questo momento. Questo è anche svizzero, ragazzi. Questo è anche svizzero, tra l'altro, contattato dall'Atalanta. Quindi sicuramente forte. Io andrei per lo svizzero. Lo svizzero sicuro, ragazzi. Ci portiamo a casa uno svizzero come la nostra squadra, di conseguenza può solamente essere una cosa buona. Intanto mi prendo il portiere. Intanto mi prendo questo portiere. Questo tedesco interessante. Facciamo importante. Ok, è contento. 5 anni? 5 anni va benissimo. E quindi io non. Chi sono io per lamentarmi? Stipendio? 20.000? Non lo so. Accetta, quindi sicuramente ho offerto un sacco di soldi. Benissimo, spero anche sia forte. Più che altro, mi auguro che sia forte questo Maximilian Brown. Dai, Massimiliano, facci vedere. È un 65, non abbastanza in gamba. Vabbè, è giovane. È giovane e può ancora crescere. È giovane. Quanto è forte Martin? È un 67. È ancora più forte Martin, ma per questa partita, ovviamente, giocherà questo qui. E intanto vado a fare un po' il piano di crescita, per forza. Ci mette un po' a crescere, eh. Vabbè, pensavo meglio, pensavo meglio. Poi abbiamo Bertrand che ci ispirava, Diav che ci ispirava, questo austriaco, Jellavich, Bogard, Bentaberri. Allora, a me Bentaberri piace un sacco. Ragazzi, con quella faccia non si può non comprare. Vediamo se turnover accetta. No, quindi vuol dire che è forte. Bene, ok. Poi, 5 anni. Si può fa. 3 anni. Io andrei per i 4. Ok, bravo, bravo. Ignora clausola. Stipendio. Facciamo. Sempre 20.000 classici. Accettano tutti 20.000 euro. Li accettano tutti. Bene. Bentaberri è arrivato. E questo Gasa. Questo Gasa. Questo Gasa è un bel po'. Mi sa che è un bel giocatore. Con quella faccia poi palese che sia bravo. 67. Non abbastanza in gamba. Ma perché? Cioè, abbiamo una difesa, ragazzi, con un 61 e due 64. Non capisco quale sia il problema. Cioè, nel senso, vabbè, non ha senso questa cosa. Non ha veramente senso questa cosa. Non abbastanza bravo, è migliore degli altri. Allora poi. Quindi in difesa potremmo essere a posto. Per il momento. Perché non vorrei avere troppi giocatori. A me questo mi ispira un botto, l'avevo già detto. Ma pure Marcus. Però Theo Kohler, lo svizzero per eccellenza, non si può non comprare. Turnover? No, vuole essere importante, quindi sarà un 70 circa, come Guett. In teoria dovrebbe essere circa simile. Oh, offre lui? Ammazza, chiede pochissimo. Sta cosa un po' mi fa riflettere, eh. Quanto sei forte, carissimo. Facci vedere Teo. Facci vedere Teo. Teo, ti prego. È un 69, ragazzi. È un 69. E secondo me può crescere veramente, veramente tanto questo ragazzo.
Tanto non ho fatto il piano di crescita di Bentaberry, mi sono scordato, 31 settimane, e vediamo un po' qua che si può fare. 9 settimane, ok, dai, ci può stare, ci può stare. A questo punto, un altro CDC. Però dopo si va troppo ad allungare la rosa, non volevo farla troppo lunga, di conseguenza stiamo fermi così per il momento. E a questo punto andrei a fare la prima sfida di campionato con il Sangallo. E che, insomma, vogliamo partire bene. Però anche se la squadra quest'anno non è che si sia proprio potenziata tantissimo, onestamente. Anzi, intanto Dele Alli è già stanco, manco è arrivato, ma pure Sneijder è stanco. Faremo un tempo a testa. Rodriguez è stanco, ci buttiamo Alves. Per il resto direi che mettiamo Gagliardo qua. Per il resto Coller me lo porto in panca. E anche Zimmermann, che non si sa mai che possa servirci in caso di stanchezza dei difensori centrali. Quindi prima di oggi, prima di campionato in realtà, Inizia qui il loro con il campionato con i tre Sangallo. punti in palio, entrambe Quindi è vorranno regalare subito importante gioia. partire con una bella vittoria. Se si potesse, io sicuramente non ne sarei Ennesimo triste. appuntamento con il gioco che fa Quindi, battere in fila ragazzi, milioni di tifosi in vediamo tutto il nuovi mondo, come come si sempre piena la comporteranno. pista Delle tra Alli Fagnini e su Scholes. tutti, Il perché benvenuto Piero c'è molta Cilardo con attesa me su come questo sempre Daniele ragazzo. Dani. Bentaberry Arrivati in che oggi campionato per queste due squadre, che entrambe oggi scerrate per assicurare l'esordio, esordisce soprattutto la squadra di casa con di il fronte al Verdon proprio pubblico. Sport. Non vedo l'ora. Che atmosfera sugli Dai, spalti, raga, non potrebbe Gagliardo. essere altrimenti. Gagliardo, se la fa Ad un tutta. momento di quelli che vanno Gagliardo, segnati sul subito. calendario, nessuno è voluto mancare oggi al No, quarto Gagliardo, turno. però. Perché? Perché si No. apre ufficialmente la stagione, è la prima gara di campionato, l'emozione è Gagliardo. enorme. Gagliardo, mannaggia. Mancava l'ultimo Ecco lo passettino schieramento dei per padroni fare di un qualcosa casa. di bello. E vabbè, Questo è purtroppo. l'11, la Bravo, squadra ospite. Bentaberry, però. Ricky Alves. Guarda, Mayus. No, troppo sul portiere. Perché La così? lontana. Ma crossala più alta sta palla. Ho messo tanta forza apposta. Lungoi. Bravo, Lungoi. Bravo, Lungoi. Ancora Lungoi. Per Beyer. Si accentra. Dele Alli. Però Nessun Dele. problema per la difesa Dele, greca. però, Che cattiveria, Bentaberry. Interrompe il gioco e assegna Che un buon calcio di cattiveria, punizione. mi piace, già mi piace tanto sto ragazzo. Ci mette passione, cattiveria e amore. Oh, è tua. No! No! Aveva Il concesso il fallo vantaggio, ma no. poi l'arbitro giustamente ha Mannaggia il fischiato. fallo che ci stava, per carità, però mannaggia veramente. Bravo Guet, Beyer. Difensore spazza in qualche Dai, modo. Dele Alli. Il pezzo da 90 di questo mercato. Guardalo, bella la palla. Ricky, per Lungoi, Maius, bellissima Possono passare in vantaggio. per Alvarez, Fanno rimanere Verdon Sangalli e Sport Alves. in vantaggio dopo 23 minuti e 40 con il buon Alvarez, il terzino che si è ben inserito. Io amo sto ragazzo perché è un terzino che si inserisce molto in attacco ed è una cosa che in realtà cerco molto Hanno e mi piace anche verticalizzato alla tanto. perfezione in occasione del gol, Non abbiamo tagliando sbagliato ovunque la difesa con niente, questo qui stavamo avanti per filtrante. sbagliare, a Sta parte che furando qui, c'era resiste rigore, se l'avanzata del sbagliava difensore contro il perché l'ha portiere. tramortito per terra, quindi quello era rigore palese. Hanno Se aperto non le era rigore marcature con quello, questo raga, gol. alzo le 1-0. mani, Alzo veramente le mani. La partenza è interessante, sì, la partenza è interessante. Mi Non è piace. solo. Mi piace la partenza che abbiamo, come abbiamo gestita, però. Bravo Alvarez di cattiveria. Malula. Ammazza Manula, che passaggio del Menga, però. Fuori Non può sbagliare. gioco, no? Segge il gol con Non è risultato che fuori gioco, cambia e torna scusate. subito in equilibrio. Due Ma gol in rapida a successione. parte che, adesso, a Eccolo, parte riprende il tutto, gol. i Che già miei da si sono sottolineare tutti la fermati. frustrazione con cui ha Tutti, liberato il compagno al tutti. Vabbè, tiro. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la io porta non ho davanti a sé. parole. Non ho parole. 1-1. Comunque mi sa che non era fuori gioco perché c'era Bentaberry che era più indietro. Ah, mannaggia, Benta. Mannaggia. Questa cosa non mi è piaciuta. Lungoi per Beyer. Alza la traiettoria. Buona la palla. Tenta il cross al centro. Cross Per in chi non si sa, mezzo. perché è una palla veramente Mezzetto in campo in del spazio libero. ca. Avete capito? Del ca penso che sia sufficiente come descrizione per questo pallone. Penso che sia molto Sono Henry per sufficiente. andare.
Bravo Alvarez, ma quanto sei bravo. Però Ricky, si mette bene Ricky sulla linea di passaggio, Ricky Alves, calma. Bravo Alvarez, mi sei piaciuto. Ricky Maius, Dele Alli, guarda Lungoi, che palletta Dele, ora ti riconosco. Per Lungoi, occhio alla progressione, chance per passare in vantaggio. Lungoi, Lungoi, ma cosa ha fatto Lungoi? Ma cosa ha fatto? Difensore un po' rimbambito, però intanto Lungoi l'ha messa dentro. Bello, bello, bello. Portiere inguardabile. Però noi non, a noi non ci importa niente di queste cose. Va benissimo. 2-1. 2-1. Alvarez e Lungoi. All'insegna dei vecchi giocatori che avevamo già prima. Molto bene. Allora, vediamo chi è più stanco di tutti. Dele Alli. Un tempo a testa con Schneider, che nel frattempo si è ripreso. Non so per quale motivo. E per il resto sono tutti in forma, quindi andrei avanti così. Sì, direi che ha senso. Comunque Dele Alli ha fatto quell'assist per Lungoi, quindi io sono soddisfatto della sua prima presenza in questa squadra. Bravo Beyer, recupero palla, meraviglioso. Beyer ci prova, ma che schifo, ma che schifo. Ma vabbè, vabbè, dai, ci ha provato. Facciamo che ci ha provato, dai. È già qualcosa, è già qualcosa. Bravo Alvarez. Maius, Maius, guardalo, guarda la palla per Ricky. Maius ancora lì, colpo di tacco. Alvarez, Beyer, fatti vedere. Gagliardo, Gagliardo, Guet, bellissimo. Come si chiama il portiere degli avversari? Puzankov. Profuma sicuramente sto Puzankov. Calcio d'angolo, Maius ci arriva, però c'è Puzankov che la prende. Dai, stiamo giocando bene sta partita, sta prima partita, sto esordio mi sta piacendo. Lo stiamo affrontando con il giusto spirito. Bravo Guet, guardalo, guardalo, Maius, Maius, per Beyer, Beyer, no, perché non tira, perché non tira, perché, perché, due volte ho cliccato, due. Non l'ha tirato. Ma per quale motivo? No, non ci credo. Mai non ci credo. Mai non ci credo. Avevo cavato il dito sul tasto perché avevo già tirato due volte in porta, per sicurezza. Non è mica bastato, Mannaggia sto gioco. Guet, questo era rigore. Questo era rigore, ragazzi. Siamo onesti. Maius per Beyer. Di non assegnare il penalty. Bellissimo tutto, Ricky. Ricky per Maius. Lungoi. Guet per Schneider. Schneider. No. Riconquista la palla grazie. Ripartenza del Sangallo. Ripartenza del Sangallo. Teniamoli lì. Teniamoli lì. Teniamoli. No, 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 non così. Bravissimo Malmalula. Bella la palla per Maius. Maius, guardalo, bella. Poi fallo tra l'altro. Schneider, Schneider, la prima partita di quest'anno. Schneider, Schneider, Schneider per Lungoi. Lungoi la chiude, la chiude Lungoi. 3-1, 3-1 Verdon Sport, 3-1 Verdon Sport. Facciamo i cambi, raga. Mettiamo i nuovi Etwer e Amos. Ci butto dentro anche, debutto per Kohler, Zimmerman e Lucif. No, finito i cambi, mannaggia, mannaggia tutto. Vabbè, dai. Facciamo esordire un po' di giocatori, anche se per pochi secondi, perché poi qua il tempo scorre molto veloce. Comunque un 3-1 intrigante, Contro Sangallo. Mi è piaciuta sta partita. Lungoi. Mannaggia, Lungoi sto passaggio. Vabbè, dai, bene lo stesso. Non farlo passare per niente al mondo. Bravo Gagliardo. Ottimo intervento di Gagliardo. Ottimo intervento, veramente. Sale pure il portiere, che non c'ha senso, perché ormai sul 3-1, anche se fa gol. Corner battuto in mezzo. Oh, il tedesco. Oh, è partito.
Bella la palla per Lungoi. Bravissimo. Avete visto che scatto che ha fatto quello? Mazza, oh, c'è uno scatto felino quel giocatore lì, eh. Quelle Edwards, non sbaglio. Comunque, comunque, vittoria molto importante, perché un 3-1 è tanta roba. È da sintomo che la squadra sta bene, quindi sono veramente molto contento. E Ranieri può essere solo che soddisfatto di questa prestazione, secondo me, di alto livello. Alvarez ha giocato benissimo. Alvarez ha fatto gol. Cioè, scusatemi, eh. Del Fabbro deve essere motivato, su. Lungoi doppietta, ottima prestazione. Sono mancati i gol degli attaccanti oggi, però c'è stato Lungoi che ha sopperito a questa assenza. Comunque, Alvarez ha raggiunto i livelli, 78 ha raggiunto, a 25 anni, raga, che ha raggiunto? In teoria dovrebbe ancora crescere a 25 anni, se già adesso hai raggiunto i tuoi livelli massimali. E bravo Alves comunque. Zimmermann ha giocato pochissimo, ma comunque mi ha ringraziato. Grande, grande. Offerta per Guet. Sì, certo. Prossimo anno, eh. Ora sicuramente Guet non si vende per nulla al mondo. Niasse. Ah, l'hanno comprato Young Boys. Allora niente, che ci faccio? Se l'hanno comprato, Fa diverso. Comunque era un 73. Onestissimo, eh. Onestissimo, ci mancherebbe. Allora, siamo contro il Lausanne, che è primo in classifica. Ok, va bene. Però stessi punti nostri. Delle Alli ha giocato bene, quindi lo confermo. Vorrei vedere un po' di più questo Etware, che mi ha dato con quello scatto un po' di... un po' di buoni propositi. Lungoi lo terrei in campo. Non cambierei niente. Mi porterai giusto Kohler per Alves, che è un po' stanco. Basta. Sì, basta così. E andiamo alla partita contro il Lausanne, sperando di portarla a casa. È l'appuntamento perché segnato in rosso sul calendario. Intanto loro sono primi, quindi se dovessimo vincere, potremmo andare noi primi in teoria, o secondi, non lo so. Sicuro non terzi, perché siamo terzi noi. Quindi di base, vediamo come va. Bravo Alvarez. Mauro, che oggi debutta in questo campionato. Delle Alli, non so perché sei lì, ma Delle Alli va. Delle Alli comunque c'ha un qualcosa in più, raga. Non c'è niente da fare, si vede la sua classe in questo campionato. Bravo Delle. Guarda Lungoi. No, ma come è fatto a sbagliare Lungoi? Come è fatto a sbagliare? Ancora Delle Alli. Il cross purtroppo è troppo sul portiere. Non so cosa faccia il portiere. C'ha movimenti strani. Ma perché è così lontana la telecamera, scusate? Prova ad aprire verso il compagno. Possono passare in vantaggio. No, non così, Mauro. Non così. Pericolo scampato. Vabbè, fallo. L'arbitro come se avessi fatto chissà cosa. Non mi sembrava una cosa così grave. Bravo, Valenzuela. Lungoi. Guardalo. Maius. Bravissimo, Maius. Per Lungoi, tenta l'assist. Però il portiere ci arriva molto bene. Ci arriva molto molto bene. Ma perché c'è andato Malula? Doveva andarci quell'altro. Bravo Alvarez. Spazza via per sicurezza. Bravo Alvarez. Che intervento, Mauro. Tocco magistrale per Maius. Però se gliela passi così Maius è... Bravo Maius però. Guarda ancora Mauro. Etware. Mauro. Delle Alli l'ultimo. Mancava l'ultima cosa. Mancava l'ultima cosa, raga. Quello era gol netto, già fatto. Peccato. Veramente un grosso peccato. Alvarez. No, ho preso il giocatore in pieno. L'ho preso in pieno, raga. Volevo prendere la palla, ma ho preso inevitabilmente il giocatore. Occhio al cross in mezzo. Ah raga, però c'è qualcuno che salti.
Ma qualcuno che salti. Tra l'altro penso che sia stato Alvarez che non ha saltato, cioè in questa azione, questo, cioè, si è fatto sovrastare malamente Alvarez, Sì, sì, cioè si è fatto sovrastare malamente. Ma onestamente penso che c'era anche fallo, forse, in realtà. Mi sembrava un po' scontrosa l'azione, non vorrei dire, ma... Cioè, salta così? No, vabbè, in realtà no. Cioè, in due non sono riusciti a fermare questo. In due. Probabilmente. Cioè, in due, raga, siamo in due. Non per dire, però. Dai, in due. Capisco uno che magari salta male. Però due? Due, non ne capisco mica due. Valenzuela. Buona la palla. Edward. Che ancora non si è fatto vedere. Ci prova? Cerca una traccia interna. Ah, nessun dai. Problema qui per il portiere. Ci ha provato. Non poteva lasciarselo sfuggire. Però siamo ancora in partita, visto che comunque ci siamo mangiati tante occasioni, quindi in realtà ci siamo ancora, È in buona posizione. Bravo. Però qui vai vuoto. Che occasione. Ancora palo. Bravo Alvarez. Ottimo intervento Dele Alli. Per Maius. Maius però è due, Vabbè, quest'ora staremo commentando un'altra partita. Due. Restano avanti solo di un gol. Il palo non li ha aiutati. Mamma mia. Esatto, ci è mancato davvero poco. Intanto però insistono a caccia del gol. Prova a trovare lo spazio. Malula. Ottimo l'intervento sull'avversario. Ah, oh, raga, però i passaggi oggi zero, Proprio zero di zero. Proprio zero di zero, vabbè. Ci serve un qualcosa di diverso, già capito. Schneider. Mettiamo Lucy perché Alvarez ammonito, non mi fido. E ma questo Edward non mi ha impressionato oggi. Mettiamo Beyer. No, Lungoi lo teniamo perché ha giocato bene. In realtà sarebbe un peccato cavarlo, onestamente. Cioè alla fine è l'unico che ha fatto qualcosa. Uno dei pochi quantomeno che ha fatto qualcosa. Quindi cavarlo non sarebbe proprio una scelta intelligentissima, ecco. Calma, calma. No. Può appoggiarla. No. E ruba sto pallone. Ma che c'hai, paura? Bravo Malula. Guetta, è tua. Bravissimo. Cattivissimo. Schneider, guarda Lungoi. Questa trattativa che molti davano già per conclusa. Adesso è arrivata la conferma da parte della società che ha ufficializzato. Schneider, bellissima la palla. Maius. Maius! La riapre! Proprio lui! L'uomo che ha sbagliato tipo 300 passaggi in un tempo. Ma vabbè, l'importante per un attaccante è segnare. È segnare l'importante. Ok, 1-1. Abbiamo ripresa quantomeno. Che la sconfitta era ingiusta, ragazzi. La sconfitta era ingiusta. Pareggio al momento ci starebbe come risultato. Bravo Guet. Per Schneider. Maius. Mauro. Raga, però. Va bene tutto, ma. Tutti i passaggi li aggiustiamoli ai piedi oggi, perché veramente. Malula. Si inserisce bene. Sembra Van Dijk oggi. Malula. Si è trasformato. Beyer. Per Lungoi. Bravo Lungoi. Lungoi, oh, Lungoi, no. No. Anche lì c'era Maius pronto a ribattere in rete, ma non c'è arrivato. Per pochissimo, per sfortuna. Maius, è tua. Maius, no. Ancora il portiere. Maledetto. Malula. Lui no. Bentaberri. Un'energia pazzesca quella che arriva dalle tribune. La carica dei tifosi è ben... Schneider, no! Ancora il portiere! Ora meriteremo di più, Ora sì. Ora sì che meriteremo qualcosa di più. Spettacolare, che difficile questa. Abbiamo fatto quello step, abbiamo fatto nel secondo tempo. Con più cattiveria, più determinazione. Cosa che nel primo ci è mancata, Il tecnico. Abbiamo troppo cincischiato davanti alla porta. Abbiamo troppo sbagliato. Passaggi. Invece il secondo sta giocando molto bene. Valenzuela. Risultato di parità, prova ad aumentare. Che palletta per Lungoi, ragazzi. Maius. E doppietta personale. Vamos. Che giocatore.
Ma che giocatore, Maius, ma che giocatore. Ma il passaggio di Valenzuela, ragazzi, per Lungoi, un passaggio mastodontico. Questa è l'azione del gol. Guarda che roba. Guarda che lagga, dettagli, però. Bello, 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 bello. Tutto bellissimo. Siamo in vantaggio. Incredibile, l'abbiamo ribaltata nel secondo tempo. Quest'anno sembra che la rotta sia cambiata. L'anno scorso facevano subito gol e poi ci recuperavano. Quest'anno magari è il contrario. Oppure resistiamo. Sto notando questa cosa e sono molto contento. Si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Bravissimo Bentaberri. Ha fatto paura. Solo paura perché aveva ancora toccata la palla. Manco il giocatore. Bravo Brown. L'intervento del portiere. Calma, calma. C'è fretta? No, non c'è fretta. Lucif. Va da solo. Lucif. Lascialo solo. Allora se ne approfitta. C'è Mauro. Mauro. Mauro fa la finta. Mauro, no. Prezievole l'intervento del portiere. Comunque il portiere è tanta roba il loro, eh. Tante belle parate ha fatto. Ma comunque vince il Verdon Sport e sono 6 in classifica in 2 partite. Ragazzi, quest'anno si prospetta un bel campionato, eh. Se continuiamo con questa voglia di fare, secondo me si può fare qualcosa di importante. Wow. Sono veramente stracontento. Maius, bravo. Ha fatto doppietta. Primo tempo inguardabile. Il secondo tanta roba. Non me l'aspettavo così. Non potevamo perdere ancora. Poi vabbè, quando è che abbiamo perso? La prima l'abbiamo vinta. Quindi che vuol dire? Allora, Ok. Oh, De Fabbro, però c'è... Cioè, ma stiamo vincendo. Com'è che potevi far meglio? Scusa, cioè, scusami, De Fabbro. Io ti voglio bene, lo sai benissimo, però... Se io vinco una partita, tu non puoi dirmi che se giocavi tu facevamo meglio. Meglio della vittoria cosa c'è? Mi vogliono dare questo Griffiths per Beyer più 410.000 euro. Ma onestamente... Potrebbe essere anche un bello scambio in prospettiva, però no. Cioè, Beyer mi serve. Ma poi, Beyer è fortissimo. Perché cambiarlo? Non avrebbe senso. Allora, mi hanno offerto per Maius, addirittura, questo Carlos Arua più 1.200.000. No, non se ne parla. Maius, capocannoniere della squadra, insieme a Lungoi, al momento... Comunque, la prossima è contro il Basilea, che è settimo con 2 punti. Questa cosa un po' mi sorprende, ma la classifica com'è? Primo Young Boys, come ti sbagli. E terzo Zurigo, quarto Zurich. Ok, dai. Si è messi bene. Young Boys ha già giocato, 9 punti. Niente, ragazzuoli, andremo a fare la prossima volta. Io intanto vi ringrazio e ci becchiamo a questo punto al prossimo episodio in cui faremo ben 3 partite. Basilea, Young Boys, ammazza che bello, e Servette, insomma, bello tosto questo trittico, eh. Prossimo episodio molto, molto tosto, molto, molto complesso, ma con questa squadra, visto come siamo partiti, non ho paura, ragazzi, cioè mi sento veramente tranquillo, quindi ci becchiamo alla prossima, ciao!